Presidente Marsilio, ha preso il via la notte dei serpenti, tanta gente sta sfollando il Teatro del Mare a Pescara, un momento di festa importante. Momento di grande emozione, abbiamo lavorato 2 anni per creare questo evento, l'abbiamo affidato alla direzione artistica del maestro Melozzi che ci sta restituendo un prodotto splendido, all'altezza delle aspettative. Questa è l'edizione zero di una storia che io spero secolare, perché la tradizione culturale, popolare della musica e delle danze abruzzesi deve essere pienamente recuperata e valorizzata, trovare la dignità al posto che merita nel panorama culturale nazionale. Verrà questa serata trasmessa dalla RAI nelle prossime settimane, è la prima volta che la nostra tradizione popolare può essere apprezzata e goduta in tutta l'Italia e anche con dei protagonisti di fama nazionale e internazionale come quelli che stanno salendo sul palco. E a proposito di questo, sentire una canzone, una hit di Sanremo in dialetto abruzzese, che effetto le ha fatto? Un effetto meraviglioso, e penso che insomma il pubblico davvero ballerà e canterà tutta la notte queste melodie, anche con i nuovi arrangiamenti e i nuovi testi dialettali che non potranno fare altro che arricchirli e farli sentire più nostri.